L'arte della fotografia e le eccellenze culinarie del territorio. Questi gli ingredienti principali di Fotomangiando, progetto lanciato dai fotografi Alessandro Farzetti e Daiano Cristini, nato anche grazie alla collaborazione con sette chef aretini. La nostra ambizione è quella di riuscire ad insegnare a come realizzare dei buoni scatti del cibo che mangiamo. Ormai abbiamo visto che tutti noi con il telefonino soprattutto facciamo delle foto di ciò che mangiamo. E allora l'idea era quella di insegnare a fotografare bene del buon cibo. E infatti abbiamo coinvolto in questo progetto sette chef di qualità del nostro territorio con cui faremo delle sorte di masterclass. Sette gli eventi in programma per il momento. Durante gli incontri i partecipanti impareranno a fotografare e a degustare i piatti presentati dagli chef di turno. Unire l'immagine, unire noi tutti questi ristoratori, questi pizzaioli, chef, cuochi che hai messo in questo progetto, secondo me è la cosa fondamentale per ripartire. E in più, diciamo, il mio tocco in più in questa idea, in questa foto mangiando, è stato che porterò con me, insieme alle ricette che faremo insieme io e lo zio, all'anagrafe Francesco, zio Pepe, porterò un sacco di prodotti locali, quindi dalla finocchione GP, il prosciutto toscano DOP, il pecorino toscano DOP, tutti i prodotti che andranno a amalgamarsi insieme a questo progetto e renderanno questo progetto ancora più importante. Un'iniziativa che si muove dunque nel segno della ripartenza con l'obiettivo di dare un forte segnale ad un settore come quello della ristorazione duramente provato dalla pandemia, oltre che ad avere un approccio turistico. Fotomangiando è stato incamerato da Ecolas Tuscany, che è un'agenzia di incoming turistico, che lo metteranno nei propri cataloghi, quindi il turista che poi vorrà fare questo tipo di esperienza potrà scegliere nel catalogo il quale tipo di esperienza. Un progetto infine anche dalla forte valenza sociale. Ad ogni evento sarà infatti messo a disposizione un posto gratuito dedicato ai ragazzi di Autismo Arezzo e ai ragazzi speciali Ollus.